Siamo in piena estate, scuole finite, famiglie e bambini tutti al mare. Ma l'aria e l'acqua di mare sono davvero un toccasana per i bambini? Noi l'abbiamo chiesto al primario dell'ospedale Anna Rizzoli di Laccamendo e al dottor Saresi. Sicuramente il sole è un vero toccasana, sia per le ossa, per il problema dell'attivazione della vitamina D, sia perché ha un effetto ottimo sull'umore, un antidepressivo naturale, però può essere nocivo, nel senso che il sole va preso, ma nei modi e nei tempi opportuni, nel senso che al di sotto di 6-8 anni, dei 6-8 mesi, scuse, il bambino non deve essere mai esposto al sole diretto. Si deve utilizzare sempre una crema al 50 di protezione, deve essere una crema con filtri fisici, non chimici, oppure si deve mettere un indumento. Bisogna ricordare poi che anche nelle giornate grigie il bambino viene esposto comunque ai raggi ultravioletti. La sabbia riflette i raggi ultravioletti, il mare riflette i raggi ultravioletti. Quindi bisogna stare attenti perché una esposizione troppo prolungata e senza adeguata protezione può causare il cosiddetto colpo di sole, che sarebbero quell'eritema solare, anche ustioni importanti, si fanno bulle, e tanto è più importante quando è più piccolo il bambino. Quindi bisogna stare molto attenti. Invece per i bambini superiori all'anno di età? I bambini superiori all'anno d'età bisogna solo stare attenti che non prendano troppo sole, perché comunque il sole ha due effetti non immediati, ma alla lunga conosciutamente negativi, che sono la possibilità dell'invecchiamento della pelle, no? E la possibilità di aumentare i tumori cutanei. Non voglio allarmare nessuno, però è un effetto di sommazione. C'è una persona che fa una normale estate, si prende il sole e non succede niente. Ma se una persona sta per 3 mesi, ore, 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 ore al sole, ha un effetto di sommazione, quindi alla fine c'è il rischio che aumentino i tumori cutanei. In linea di massima, i bambini più grandicelli basta semplicemente iniziare a disporli un'ora il primo giorno, 2 ore il secondo, mettergli la crema, poi quando Sempre inizierà. No, protezione 50. quando, con questo stavo dicendo, quando arrivano ad abbronzarsi si può scendere a 30. Ti ricordi che la crema deve essere rinnovata ogni 2 ore e dopo ogni bagno.